Con questo tutorial vedremo l'esecuzione delle palmette, chiamate anche foglioline. L'esecuzione delle palmette non è difficile da fare, basta stare un po' attenti alla tensione dei tre fili che abbiamo nella mano. Andiamo ad iniziare e vediamolo in pratica. Le palmette vengono raffigurate con questi tre segnetti all'inizio e alla fine. Possono essere singole, disegnate singolarmente, oppure, come ho fatto io per fare questo esercizio, una dopo l'altra, oppure a formare dei fiori o con degli incroci vari, ma questo dipende dal disegno. Ho spostato la telecamera per poter vedere meglio poi anche la posizione delle mani. Quindi accavalliamo due coppie di fuselli, una. Questa è la seconda coppia. Facciamo con queste due subito un punto intero. Quindi incrocio, girata, incrocio. Sistemo il nodo che è venuto e con la coppia di destra faccio una girata. Questo fusello sarà il fusello che mi servirà come trama per fare la foglietta. Ripeto, queste sono le due coppie accavallate. Faccio subito un punto intero, sistemo il punto, una girata. Questa coppia, questo fusello sarà il fusello che mi servirà come trama. Sistemo i fuselli tutti della stessa lunghezza. Questi saranno l'ordito e come dicevo, questo sarà la trama. Io metto i fuselli in questo modo. Il primo fusello in questo punto, il secondo in piedi al centro e il terzo sostenuto dal mignolo. Facendo combaciare tutti questi tre fuselli, nel centro del palmo restano ben tesi e non ho problemi mentre lavoro perché questi saranno sempre ben tesi. Nel caso questo potrei anche metterlo così. Ma poi lo vediamo. Il risultato non cambia, è solo una questione di comodità. Lo proviamo a fare in questo modo. Quindi questo fusello, il fusello che abbiamo lasciato in sospeso, che sarà il fusello della trama, inizia a tessere facendo sopra il primo fusello, sotto questo centrale e sopra il fusello di sinistra. Questo è un mezzo giro. Tornando farà sotto il fusello di sinistra, sopra il fusello centrale, sotto il primo fusello che ho a destra. Sistemo il filo. Questi devono essere sempre ben tesi e inizio un altro giro sopra, sotto, sopra, al ritorno sotto, sopra, sotto. Sistemo il filo e sistemo anche lo spillo. Sistemo il filo senza tirare troppo. Faccio un altro giro, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto. Sistemo e inizio con un altro giro. Continuo in questo modo senza tirare troppo questo filo.
ma aggiustando soltanto, facciamo ancora un giro, sistemiamo, sistemiamo. Arrivati a poco dopo la metà della foglietta, dobbiamo iniziare a stringere facendo leggermente, tirando leggermente il filo che tesse, quindi il fusello che tesse, ad ogni mezzo giro. Quindi tiro leggermente, torno, sistemo. Deve essere appena appena accennato, altrimenti si formano dei denti I fili che abbiamo in mano devono essere sempre tesi, questi sempre tesi, solo questo deve essere leggermente tirato. Cercando di assecondare anche il disegno, cercheremo di stringere, iniziare a stringere piano piano, tenendo sempre i fili ben tesi. In questo modo la foglia si chiude da sola, non abbiamo bisogno di stringere noi questi che abbiamo in mano, questi fili che abbiamo in mano, ma si stringe da sola. Facciamo ancora un altro giro. La foglia è chiusa. A questo punto mettiamo uno spillo tra le due coppie. Dopo aver messo lo spillo, in questo caso io ho un'altra palmetta da eseguire, però dipende dal disegno, questo poi dipende dal disegno. Io ho un'altra palmetta da eseguire, quindi faccio subito un punto intero, faccio la girata con la coppia che ho nella mano destra, il filo più esterno sarà quello della trama, questi tre saranno l'ordito. Ne facciamo un'altra, stessa posizione, un fusello che esce tra il pollice e l'indice, questa volta questo lo teniamo in alto così, sorretto dal medio, e quest'altro appoggiato nel mignolo. Iniziamo facendo la stessa cosa, sopra, sotto, sopra, al ritorno facciamo sotto, sopra, sotto il primo, sistemiamo il primo filo, torniamo nuovamente
verso sinistra, sopra, sotto, sopra. Sistemo il filo e inizio un altro giro. Sistemo. E ancora un altro. Ricordatevi di tenere i fili dell'ordito sempre tesi, questi qua devono essere sempre tesi. Assecondiamo la forma della foglia e dal prossimo giro iniziamo a tirare leggermente, leggermente ad ogni mezzo giro. Tiro leggermente, torno. Tiro leggermente, passo sotto e inizio l'altro giro. La foglia si comincia a stringere. Ultimo giro e la foglia si è chiusa, la palmetta si è chiusa. Lascio le coppie. E mettiamo un altro spillo. Adesso vediamo la lavorazione vista da vicino. Quindi sistemiamo la lunghezza dei fuselli e facciamo subito un punto intero. Sistemo il nodo con la coppia che ho destra, faccio una girata, questa sarà il filo della trama e gli altri tre li posiziono come abbiamo visto. Posizionati questi tre, un momento, si è allungato un filo. Dopo aver posizionato i tre fili che mi servono per fare l'ordito, inizio sopra, sotto, sopra, sotto.
Ecco che la foglia si comincia a stringere e tra poco si chiude. Ancora un giro e la fogliolina si è chiusa, la palmetta si è chiusa. Mettiamo lo spillo e abbiamo terminato anche quest'altra palmetta. Come avete visto, l'esecuzione delle palmette non è poi così difficile, quindi vi auguro tante palmette e buon merletto a tutti.